Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi lente di ingrandimento su un prodotto, quindi flash review di un prodotto molto low cost, tanto low cost, tra i più low cost in assoluto, eppure un prodotto che mi ha lasciato senza parole. L'avessi scoperto prima, ne avrei comprati veramente 10 a botta e mi sarei risparmiata anche un sacco di soldi provando e riprovando un sacco di prodotti diversi, perché stiamo parlando di un prodotto per contouring. O comunque in base alla tonalità può essere utilizzato anche come bronzer e sapete che è veramente il mio punto debole perché su di me, chi mi conosce ormai lo sa, tutti questi prodotti pensati per ridefinire il viso, scolpire il viso, assumono una colorazione aranciata nella maggior parte dei casi e quelli che invece partono volendo essere freddi, quindi adatti alla mia tipologia di pelle, di colore di pelle, di tono, di sottotono e di sovratono, in realtà mi buttano fuori il giallo, che se vogliamo è anche peggio perché stona completamente e oltretutto non te l'aspetti perché magari quella colorazione neutro fredda che su un'altra persona è perfetta. Su di te non va bene, lo hanno potuto constatare anche le mie amiche questo weekend a Torino, Simo e Eli, da Sephora swatchavamo cose e su di me, cioè sembra un Simpson ogni volta, anche solo sulla mano, bronzer blasonatissimi prendevano questa colorazione. Il motivo non lo so, però combatto da sempre con questa problematica. Quindi trovare un prodotto low cost nella tonalità, nella shade perfetta per me e che mantenga soprattutto le caratteristiche che cerco, quindi alta sfumabilità, un prodotto costruibile e tanta comodità e facilità d'uso, perché c'entra anche questo, per me è veramente una rivelazione. Lo avete visto in realtà applicato in uno dei video precedenti, ma ho bisogno di dedicare una recensione a lui, così se qualcuno lo cerca e vuole sapere di più quando è lì in procinto di acquistarlo o meno, potrebbe essere che compaia io con tutto il mio entusiasmo nei confronti di questo prodotto che sarà confermato anche nei fatti, perché qualora mi ritroverò a fare un ordine sul sito di cui adesso vi parlo, io me lo infilo nel carrello sicuro, ancora prima di finire questo, proprio senza nessun dubbio e a cuor leggero. A cuor leggero perché parliamo di un prodotto che a prezzo pieno viene 4 euro per 5,5 grammi di prodotto. Avete capito forse guardandolo che si tratta di Shiglam, che è il brand ufficiale di Shein, quindi questo sito cinese dove vengono rivenduti un sacco di articoli dall'abbigliamento alla casa, ma poi ci sono talmente tante cose che risolvono un sacco di problemi nella quotidianità. A me piace sostenere le aziende italiane, le aziende locali e nella mia vita faccio delle scelte in questa direzione, ma forse anche per il fatto che comunque non siamo in città, siamo in un paese in montagna, non abbiamo alla portata tante soluzioni, quindi è molto facile. Quando cerchiamo qualcosa, anche proprio a livello di casa, poi vi farò l'haul di Shein e vedremo che cosa ho acquistato, trovare la soluzione che ti arriva direttamente a casa. Spesso neanche Amazon ha queste piccole cose smart che cerchiamo e facendo quest'ordine per altre cose. Ho detto, ma fammelo provare perché innanzitutto sono famosi comunque questi prodottini, soprattutto i blush che sono appunto nella stessa tipologia di pack, ma la cosa che più mi ispirava era proprio la colorazione. Poi su Shein trovate una marea di recensioni e quindi riuscite anche a vedere bene su diversi visi e volti
che colorazione assume, che risultato dà. Sono sempre recensioni, sono sempre personali, così come lo è in primis la mia, però dico, beh, per 4 euro, che poi appunto ho pagato 3,30 euro, una roba del genere, perché su Shein avete sempre quei codici complessivi da applicare al vostro carrello, che in base alla spesa saranno più o meno vantaggiosi, ma ci sono sempre dei codici. L'ho pagato veramente poco. Aggiungiamoci il fatto che, apro una parentesi, già che in questo video parliamo solo di un prodotto, mi permetto di aprire questa parentesi. Mettiamoci anche, dicevo, che ho scaricato l'app Leti Shops grazie a Wake Up and Makeup, che è la Lore, insomma. Lei promuove sempre questa app di cashback. Io sono sempre un po' restia, perché in passato avevo provato ad applicarmi con, come si chiama, Hype, sì, che mi era arrivata anche la tessera, proprio la carta prepagata fondamentalmente a casa, ma non lo so, era una cosa un po' più complicata, perché era proprio una carta prepagata, quindi così come una postpay va ricaricata, insomma, mi trovavo ovviamente molto più comoda con il mio metodo di pagamento standard. Ho provato invece a scaricare questa app e devo dire che è veramente facilissimo, cioè, dovete solo scaricare un'app, ovviamente mettete i vostri dati, nome, cognome, eccetera, e non serve nient'altro. Avete tutta una serie di shop online. Io ovviamente vi dico quelli beauty perché è la nostra passione, ma ci sono di tutte le categorie, anche casa, mi viene da pensare Lavazza, Dyson, c'è di tutto, le scarpe, i vari negozi per acquistare sneaker, ecco. Ma per quanto riguarda noi, appunto, c'è Shein, che va in percentuale di cashback anche del, mi sembra, 20-25%, importante. C'è Sephora, che di solito è stazionario su un 4-5%, però poi magari ci sono i giorni che c'è un cashback, variano, no? C'è Douglas, c'è Marianneau, c'è Kiko, ecco. Sono sicura che c'è Look Fantastic, che su questi negozi acquistiamo tutte. Quindi avere una parte di denaro, insomma, che torna indietro, e che poi potete trasferire nuovamente sul vostro conto, volendo, sul saldo PayPal, come preferite, è veramente comodo. Ovviamente non posso star qui a spiegarvi ogni piccola cosa, perché chiaramente c'è un massimo di cashback restituibile, che mi sembra che siano 12 euro a ordine, però non ci sono sorprese particolari, ecco, per non perdere tempo, perché magari a tanti neanche interessa. Se volete, io vi lascio il mio link di Leti Shops, ci aiutiamo a vicenda. Ovviamente non è né una collaborazione, non c'entra niente, è una cosa che poi a vostra volta potete fare anche voi. Se voi vi iscrivete tramite il mio link o il link di chiunque altro, anche della Lore che mi ha fatto conoscere questa app, ricevete sia voi che io 5 euro di buono, 5 euro che vengono accreditati quando chi si iscrive, qualcuno tra di voi che mi sta ascoltando, effettua un ordine di, mi sembra, 30 euro nei 30 giorni successivi. Quindi niente di impensabile, direi una cosa che è facile che succeda, e così arrivano 5 euro a me e 5 euro a voi. Io ve lo dico perché trovo che sia molto interessante. Poi questa cosa di invitare gli amici potete farla tranquillamente anche voi, perché no? Ecco, quindi io ho avuto anche il cashback poi alla fine su quest'ordine su Shein, ma iniziamo, perché altrimenti ci perdiamo. Come avete visto, qui c'è un applicatore bello cicciottone, che è comodo, ecco, non ha nessuna tipologia di difetto, non è che, dato che è grande, allora dà fastidio. Mi piacerebbe farvi vedere come è concepito internamente, ma dubito di riuscire a farlo, perché ovviamente c'è buio lì dentro. Però praticamente è come se il prodotto fosse chiuso nella parte, adesso iniziamo, il discorso difficile, in questa parte di pack, e nella parte invece qui, più superficiale, ci fosse una sorta di conca, ma sto cavando anche bene, dove che va ad abbracciare questa spugnetta.
Ovviamente poi ci sono dei buchini grazie ai quali il prodotto riesce a passare, però mi sembra quasi come se il prodotto, a parte quello che va nella spugnetta, venga mantenuto al riparo, ecco, quindi magari che non si secchi facilmente, poi questo chiaramente lo vedremo. Ho il naso a striature, non avevo steso bene il fondo. Ecco, ho fatto una base velocissima, ma indosso giusto il Fresh and Fit di Essence, che mi piace tantissimo. Chiedo perdono, mi si è sbeccata un'unghia. E anche delle unghie dobbiamo parlare, lo so, perché ho una rivelazione. Sapete che io non mi spendo tanto, cioè non sono quella del tutto super top, ma quando c'è da strapparsi i capelli me li strappo. E sulle unghie, cioè io non avevo mai sentito parlare di questo metodo per farle, è la svolta assoluta, cioè se si sparge la voce. Comunque ho messo quello e un correttore, acquistato insieme alle ragazze questo weekend a Torino, che è il Liquid Camouflage di Catrice, ne parleremo. Tutto qui, sì, beh, ho fatto le sopracciglia con la Beautopsy, la Indash, la palette. Iniziamo. Allora, io come metodo di applicazione mi trovo molto bene con un pennello che in particolare è del brand Freyara. Devono arrivarmi delle cose di questo brand, quindi abbiamo una collaborazione in progetto, ma i pennelli io me li sono acquistata io ancora quando non c'era collaborazione tra di noi, quindi quando vi dico Freyara e pennelli ve ne ho parlato anche in passato, è perché mi piacciono, appunto, e non si può mettere in discussione ciò, ecco, me li ha fatti conoscere la Simo. Può darsi che ci siano anche altri metodi di applicazione vincenti, ma io mi sono trovata subito bene con questo metodo e quindi proseguo con questo. Come vedete, io sto segnando tutti i punti da andare a scolpire senza preoccuparmi di sfumarli immediatamente. Questo cosa vuol dire? Che non va a settarsi immediatamente. E questa è una cosa che io amo perché rientra nella caratteristica del prodotto facile, del prodotto che non ha bisogno di attenzioni particolari e di accorgimenti nella sua applicazione, stesura e sfumatura. E posso permettermi quindi di disegnare tutti i punti e poi in assoluta tranquillità, certo non è che faccio passare mezz'ora perché poi comunque va anche a fissarsi ed è giusto che faccia anche questo. In tranquillità, senza correre, senza preoccuparmi di partire da una parte o dall'altra, vado a sfumare. Uso questo pennello che è angolato ma piatto. Ora qui ho il contorno occhi sotto che mi ha fatto un po' di pellicina. Sì, ho provato con la tocchierina, la Blender Puff, in quel caso no, non si sfuma bene. Qui lo vado proprio quasi a stendere come un fondo. È un prodotto in crema, ma non è cremoso, è molto sottilissimo, ecco, non è né acqua perché non è fluido che scappa, ma non è cremoso da fare strato, è proprio sottile, sottile, sottile. E come lo toccate, lui va proprio a sfumarsi perfettamente. Questo è Fabio che torna dalla corsa. Esatto. Vedete, poi succedono anche queste cose, campanelli che suonano. E voi che avete il prodotto che vi fa macchia, invece in questo caso potete andare molto sereni. Vedete che anche questa parte cioè si sfuma molto bene. Io di solito nella quotidianità il contouring lo faccio proprio qua, solo sotto gli zigomi, perché
Perché in realtà non avevo mai trovato un prodotto così valido, così buono, così sfumabile, così facile come vedete. E quindi la mattina presto di mettermi a fare contouring al naso, cioè non mi è mai saltato in mente, ma veramente mai, perché comunque è un attimo fare macchia, è un attimo, per esempio in questa zona creare effetto barba, perché magari non riuscite a sfumare bene e si vede una linea scura, ma anche sul naso, quando vediamo questi nasi con il contouring, mal sfumato, addirittura non sfumato, cioè fortunatamente non ho un naso per cui io senta la necessità di andare a far contouring, però devo dire che ridefinirlo una volta che ho un prodotto del genere mi fa molto piacere, mi piace molto metterlo qui, in questa zona che va leggermente ad alzarlo, a snellirlo, ecco, però ho un naso normalissimo, quindi non è una mia necessità stretta, mentre è sempre stato un po' il mio punto debole il contouring sulle guance, forse perché soprattutto in passato mi sono sempre vista un po' piena in viso, anche nei periodi in cui magari ero molto in forma fisicamente, ma io ho sempre avuto un viso bello pieno. Ora non so neanche dirvi se è ancora così, perché io dopo Vittorio ho perso tantissimo peso, adesso qualcosa ho rimesso, però ecco, mi sono completamente svuotata e non ritengo di avere più un viso, era più una fase adolescenziale forse. Ecco, come vedete, l'effetto è assolutamente naturale, potete tenerlo anche molto più naturale di così, come potete intensificarlo, non fa strato, non fa macchia, non dà problemi, è molto tridimensionale perché non è un effetto matte opaco, non è ovviamente neanche satinato, è proprio l'effetto della pelle, cioè noi non siamo né satinati e né completamente opachi, quindi è un effetto veramente naturale. Si comporta molto bene anche sotto la mascherina, si comporta molto bene anche sopra al fondotinta in polvere compatta. Io ho provato con il Dolce Diva di Kiko e mi sembra anche con l'ultimo che è il Blossoming, insomma, ho fatto la recensione, questo qui, Blossoming Beauty, sempre il fondotinta in polvere. Chiaramente con la base in crema sotto è ovvio che sia facilitato. Se avete sotto una base in polvere, è comunque un passaggio che non andrebbe fatto, quello della crema su polvere. Però ecco, nulla vi vieta di andare a intensificarlo, fissarlo, anche se vi assicuro che non c'è niente da fissare, perché non si sente niente sulla pelle. Poi io che l'ho secca men che meno, con un prodotto in polvere, quindi andare a fare proprio una full face molto costruita, per me così è più che sufficiente. Io lo utilizzo come contouring perché la mia colorazione è la soft tan. Non vira per niente al giallo, non vira per niente all'arancio. È questo marrone con una punta di cemento e secondo me anche con una punta rosata. Ovviamente qui lo vedete molto intenso perché è puro, ma poi appunto si può sfumare. Vedete che c'è veramente un gioco da ragazzi. E non c'è giallo. Lo sfumo. Vedete che l'ho quasi tolto, nel senso che comunque resta un accenno molto equilibrato, quindi siete assolutamente voi che potete gestirlo. Che dire, per chi non conoscesse questo sito, non avete dogana, non avete rischio di dogana, la spedizione è gratuita sopra una spesa minima molto bassa che a volte varia, di solito è 19 euro. E quindi per me questo è il prodotto della vita. Cioè, spero di essermi spiegata in maniera esaustiva. Ovviamente non è l'unica colorazione presente, devo ancora passare la piastra sui capelli, quindi continuo a litigarci. Anche il cerchiettino l'ho preso su Shein.
Ci sono altre tre colorazioni, sono quattro in tutto, le altre sono una chiara ma un po' più caldina, non eccessivamente, quindi secondo me l'altro è un perfetto bronzer per me, e ce ne sono altre che invece sono decisamente più scure. Ora, nulla mi vieta, anzi sarebbe forse anche giusto andare a fare un po' di bronzing proprio per scaldare a questo punto il viso, perché altrimenti può risultare un pochino freddo, un pochino netto. Però vi dico la verità, non è un passaggio necessario per me, non lo faccio tutti i giorni, perché poi comunque vado con un po' di blush, un po' di illuminante, il viso prende vita comunque. Questo era tutto, sono riuscita a parlare comunque di 20 minuti di un solo prodotto, ma era necessario soffermarsi e proverò sicuramente anche i blush. Non ha nessun tipo di odore particolare, che questa è una cosa che temiamo sempre, anzi ha una leggerissima, proprio molto delicata profumazione dolcina. È molto carino, io l'ho fatto provare anche alle ragazze questo weekend, swatchare. Stick Fenty, Stick Kiko, Stick Neve, ne ho provati di ogni, ragazzi, questa è la soluzione, è quello che io cercavo. Bene, spero che questo video possa essere utile a chi come me, perché insomma ci dividiamo per bisogni ed esigenze qui sul tubo e ci sarà una minoranza che come me ha sempre questa difficoltà. Vi mando un bacio grande, vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo se vi va. Al prossimo video. Muah.